Bene gente, qui è il vostro amichevole Gianni Digitale di Quartiere che vi parla e rieccoci su Men in 2 in questo secondo, vabbè, chiamiamolo primo episodio effettivo, perché quello di prima l'ho chiamato episodio 0, per cui questo è il primo episodio a tutti gli effetti. Stavolta, rispetto a quello precedente, qui la qualità dovrebbe essere superiore in tutti i sensi. Perché? Diciamo che ho fatto un sondaggio in cui chiedevo: ci devo mettere la faccia o no mentre faccio questi video? Dove gioca meglio. E la maggioranza dei voti è stata per metterci la faccia, per cui questo cosa ha voluto significare? Che sto registrando io il gameplay del gioco con un programma apposito, Fraps, abbastanza d'epoca come programma, ma sempre attuale, diciamo sempre funzionante tutto sommato, e la faccia la sto registrando col cellulare. Quindi sarà un casino. Vi dico che prima ho fatto un test, 3 minuti di video registrati con Fraps mi hanno preso 9 giga di spazio. Allora, detto questo, tanto andiamo da Babbo Natale anche oggi a prenderci la bevienna e anche il vin brûlé. Uno degli obiettivi, diciamo, che chiunque su Made in, suppongo, no, dovrebbe porsi, è importante avere in qualche modo la possibilità di farsi dei soldini. Come? Bella domanda. Io ho deciso di passare da sotto, perché chissà mai proviamo qualche made in. Una made in della lotta. Speriamo bene, speriamo che distruggendo questa made in possiamo trovare qualche cosa di interessante, tipo qualche libro. Ecco, quindi attiviamo il vin brûlé. Perfetto, e via. I danni ci sono, non sono pochi, peccato che non abbiamo una cavalcatura. Volevo dire una piccola cosetta, cioè se io mi rendo conto che portare questa serie di gameplay ha il suo perché, comincio a ottenere più riscontro, più like, più interazioni, eccetera, eccetera, a quel punto potrei anche decidere di shoppare 10 euro al mese, non di più, per prendere i guanti del ladro. Sì, aspetta, lancio di lampi, che schifo. Comunque le pozioni rosse non fanno mai male, visto che vabbè. Vorrei eventualmente shoppare, tanto è come se facessi una ricarica telefonica al mese di 10 euro. Comunque, a parte quella made in, che tutto sommato non è stata malvagia a livello di drop, peccato che i libri ogni volta, figuriamoci se ne esce una ora della spada, mai quella. Io vorrei arrivare a livello 10, anzi, in realtà ci sono arrivato praticamente, così posso aprire il forziere del livello 10, dai, oule, e attivare la, come si chiama? Aspetta, ecco qua, Appalosa. Adesso finalmente possiamo andare leggermente più rapidi, grazie a Dio. Una media della battaglia. Comunque sarebbe bellissimo avere qua un bel mantello del coraggio per attirare a sé tutti i mob possibili, mamma mia. Allora, vai così. Che schifo di troppo. Comunque devo prendere seriamente in considerazione la possibilità di crearmi un personaggio sciamana, uno sciamano che possa essermi utile come buff, e al tempo stesso me lo sposo anche, questo personaggio che vado a creare, così da potermelo portare con me in ogni dove. Posso anche utilizzare come secondo inventario. Quindi però se dovessi fare questa cosa, questo significherebbe giocare, diciamo, utilizzando la modalità finestra. Non che adesso, cioè in realtà anche adesso la sto utilizzando la modalità finestra. Io comunque direi, anche in questo video, come nell'altro, lo concluderei solo dopo aver trovato le calze necessarie per portare da Babbo Natale. Ma perché non sono andato dal biologo a fare questa specie di ricerca delle medie? Sì che ne ho trovate un paio qua, perché non mi posso lamentare. Tre comunque, sono tre calze, ottimo, ottimo. Cinque calze le abbiamo fatte. Adesso, allora, andiamo da Babbo Natale e vediamo stavolta che cosa ci esce. Mi sa che mi devo far ammazzare, perché sinceramente se devo aspettare di arrivare Babbo Natale così, forza, fatemi fuori, tanto sono ancora debole. Babbo Natale, eccoci qua. Non mi deludere. Silenzio. Silenzio. 20.000 Yang, effettivamente sono poverino. Forse non erano così cattivi 20.000 Yang, effettivamente. Io forse penso di sapere già come intitolare questo video, sapete?
Sì. Penso di sapere già come intitolarlo questo video. Bene. Gente, io non mi dilungo oltre, per ora penso che, dico è vero, non è che questo sia stato un video entusiasmante, però sicuramente forse è meglio dell'episodio 0, lo è in termini di qualità, almeno spero. Fatemi sapere che ne pensate. Quindi, dal vostro amichevole Gianni Digitale di Quartiere è tutto. Ciao a tutti e alla prossima!